Primo trofeo Corno dell'Abbondanza, istituito da Gall, terra dei Trulli e di Barsento, con l'Accademia delle Corna di Putignano. Un riconoscimento alla peculiarità del territorio, celebrato tra stornelli e prodotti tipici della gastronomia locale presso la masseria Suite 801. Un vero e proprio duello a colpi di stornelli e degustazioni culinarie tra Putignano con la sua zampina e il vino rosso e Martina Franca col suo santo patrono, il vino bianco e il grande capocollo, ben rappresentata dal Gall Valle d'Itria e dall'Accademia d'Acutez. A presiedere il duello Stefano Genco, presidente del Gall Terra dei Trulli e di Barsento, nonché Massimo Bianco, capo redattore di TG Norba 24 e presidente dell'Accademia delle Corna. Presidente della giuria che ha assegnato il premio, il senatore Piero Liuzzi, insieme ai componenti, l'avvocato Sandro Mele, il dottor Romanelli, presidente dello Sporting Club di Martina Franca e Stefano Genco. Presenti anche l'assessore alla cultura di Putignano Emanuela Elba e il consigliere Sebastiano Delfine. Il trofeo è stato vinto dal gruppo folk di Martina Franca, ma a vincere è stata la gastronomia. I progetti di cooperazione è previsto che ogni GAL, ogni territorio, i GAL sono l'unione di, nel caso nostro specifico, 7 comuni, e l'Unione Europea ci chiede di individuare un luogo, uno spazio fisico, abbiamo scelto appunto la masseria Suite 801, perché la stiamo trasformando in un luogo in cui un cittadino, un turista, potrà venire a passare una giornata, una mezza giornata e conoscere il bosco di Fragni attrezzato qui alle vostre spalle. Perché è così, si può promuovere il territorio. Noi per esempio, come GAL, abbiamo, ed ecco anche, a parte oggi è senatore, ieri era anche consigliere del GAL, dove lui stesso ha contribuito a rafforzare sul territorio, no? La battaglia che stiamo facendo per il riconoscimento della Treccia, Piero Liuzzi, per la Treccia. Abbiamo investito.